C'è una novità molto utile per i cittadini. Da domani prenderà il via l'anagrafe digitale. Sarà possibile scaricare online i certificati da un'apposita piattaforma, un servizio semplice e del tutto gratuito. Ad inaugurare questa rivoluzione digitale il Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scaricato oggi in anteprima il primo certificato digitale attraverso la piattaforma Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e da domani sarà attivo il servizio che consentirà a tutti i cittadini di poter scaricare online e in modo gratuito i certificati accedendo alla piattaforma dedicata www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it. Da domani tutti i cittadini e le cittadine italiane possono scaricare i certificati anagrafici online risparmiando tempo e con grande facilità. È la prima di una serie di innovazioni tecnologiche che la pubblica amministrazione implementerà per migliorare la vita di tutti. Sono 14 i tipi di certificati che si potranno ottenere accedendo al portale tramite la propria identità digitale con SPID, carta d'identità elettronica, tessera sanitaria, dallo stato civile alla nascita a quello di matrimonio. Tutti senza pagamento del bollo che a volte arriva fino a 16 euro e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei familiari per cui è possibile ricevere un certificato. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è un progetto del Ministero dell'Interno e ad oggi raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana e per il Ministro dell'Interno Lamorgese rappresenta un primo passo volto ad agevolare la vita dei cittadini e il lavoro della pubblica amministrazione.